Nel corso dei prossimi anni, la coscienza umana attraverserà un lungo periodo di oscurantismo e sofferenza. Si tratta della fase che gli Hindu chiamano col nome di Kali Yuga, che per nostra fortuna è oramai arrivata agli sgoccioli. L'uomo in questo momento si trova in mezzo a una situazione di frontiera tra due epoche opposte: la tremenda Kali Yuga e la nuova era straordinaria, apportatrice di fuoco divino e di un livello di consapevolezza raramente provato prima, condizioni speciali che permetteranno di entrare a pieno titolo in questa nuova epoca. Sarà necessario ancora qualche decennio prima che tutto questo avvenga realmente, prima che il fuoco divino conduca ogni uomo a una nuova morale. Del resto, era indispensabile prevedere un periodo di depurazione spirituale. Dobbiamo renderci conto che questa immensa ondata arriva dallo spazio cosmico ad inondare il nostro pianeta. Chiunque tentasse di opporsi o di sottrarsi ad essa finirebbe per essere trasferito punitivamente altrove. Sebbene gli abitanti del pianeta Terra non si trovino tutti allo stesso grado di evoluzione, questa grossa ondata radiante si farà sentire intensamente sull'intero cosmo. La migliore e la sola cosa che l'essere umano può fare in questa circostanza è di aprire la sua anima al divino creatore, migliorando di molto la propria consapevolezza e il proprio senso di appartenenza all'universo. Si tratta di mettersi in armonia con questo flusso magico di energia e pertanto di elevare il proprio livello vibrazionale. Il fuoco di cui parliamo, se gestito in modo progressivo dall'uomo, sarà in grado di ringiovanire, purificare e ricostruire ogni cosa. La materia terrestre risulterà raffinata, il cuore umano verrà liberato dalla sfiducia, dall'incertezza. Risulteremo tutti ringiovaniti, purificati, ricostruiti e rinnovati. Ogni uomo deve comprendere che la sua presente condizione è uno stato di schiavitù, una pesante prigione. È indispensabile uscire da tale prigione, altrimenti continueremo a vedere tante deviazioni spirituali, tanta sofferenza inutile, tante false promesse. Ogni cosa oggi esistente collasserà molto presto e sparirà. Nulla sarà lasciato in piedi della presente civiltà, con le sue gravi precarietà, contraddizioni, perversioni. L'intero pianeta verrà scosso e nessuna traccia sarà lasciata di questa aberrante cultura che mantiene gli uomini sotto il giogo dell'ignoranza. I terremoti non sono soltanto dei fenomeni meccanici. L'obiettivo resta quello di svegliare l'intelletto e il cuore degli umani, così che spariscano al più presto i loro errori, le loro follie e anche le loro illusioni di essere al centro dell'universo. Il nostro sistema solare sta attualmente attraversando una regione del cosmo dove una costellazione preesistente è stata distribuita, lasciando il suo segno e la sua polvere stellare. Attraversare questo spazio contaminato è fonte di avvelenamento, non soltanto per gli abitanti del pianeta terrestre, ma anche per quelli dell'intera galassia. Gli unici a salvarsi sono i soli, grazie al loro continuo lavoro di incandescenza, e sono pertanto inattaccabili dalla temporanea influenza ostile dell'ambiente cosmico.
Questa regione critica viene chiamata zona 13 o zona delle contraddizioni. Il nostro pianeta terrestre venne incluso in questa regione per migliaia di anni, ma finalmente stiamo avvicinandoci all'esito, alla fine di questo spazio di oscurità e siamo sul punto di guadagnarci una regione più spirituale, nella quale vivranno esseri molto più evoluti che nel passato antico o recente. La Terra sta ora seguendo un percorso e un movimento ascendente e ogni suo abitante dovrebbe forzare se stesso ad armonizzarsi con queste correnti cosmiche ascensionali. Coloro che si rifiuteranno di farlo o che non accetteranno di sottoporre se stessi a questo orientamento spirituale perderanno semplicemente il vantaggio delle eccellenti condizioni che vengono offerte per elevare se stessi e dovranno attendere decine di milioni di anni prima che arrivi una nuova opportunità per farlo, prima che arrivi una nuova onda di ascendenza cosmica. La Terra, il Sistema Solare, l'Universo sono stati tutti riorientati in una nuova direzione e sotto l'impulso universale dell'amore. La maggior parte degli uomini, pur essendo senza alcun dubbio frammenti divini, dimostrano scarsa sensibilità verso il termine amore. Quasi si trattasse di una debolezza umana e non invece di una formidabile risorsa. Lo considerano quasi una debolezza e una forza derisoria per gente debole, mentre in realtà è la più grande delle forze. Denaro e potere continuano invece ad essere venerati, come se le vicende dell'esistenza dipendessero da tali fattori. In futuro e sotto queste nuove leggi rinnovate, tutto sarà sottoposto all'amore e tutto sarà al servizio di esso. Per arrivare a questo nuovo risveglio dell'umanità si dovranno passare delle difficoltà. Le terribili predizioni del profeta Daniele relative alla nuova epoca in arrivo stanno scritte sulla Bibbia. Ci saranno allagamenti, tempeste, fuochi giganteschi e terremoti che sottoporranno ogni parte del pianeta a vibrazioni devastanti e a globali riassestamenti. Il sangue scorrerà in abbondanza. Ci saranno drammi a non finire. Si verificheranno forti esplosioni che riecheggeranno nelle diverse regioni terrestri. Verrà l'acqua e dove arriva l'acqua arriva pure la nuova terra. Dio è amore, ma dobbiamo mettere in conto che esiste un piano di madre natura a difesa dai crimini perpetrati dall'umanità fin dalla notte dei tempi contro di essa. Ma dopo tutti questi patimenti, coloro che si salveranno sulla base dei loro giusti e rispettosi comportamenti formeranno una nuova elite e conosceranno la nuova età dell'oro, caratterizzata da tanta armonia e da una illimitata bellezza. Questo apporterà la pace e farà scomparire ogni situazione di panico e terrore, perché sta scritto che nemmeno un capello cadrà dalla testa dei giusti. Pertanto non scoraggiatevi, ma seguite semplicemente il vostro lavoro personale di perfezionamento. Non avete la minima idea del grandioso futuro che vi attende. Una nuova terra verrà alla luce. Nel giro di poche decadi il lavoro sarà più creativo e meno alienante per tutti. Ognuno troverà il tempo per crescere al meglio, per consacrare il suo tempo ad attività spirituali, intellettuali ed artistiche. I rapporti tra uomo e donna saranno finalmente risolti in pieno equilibrio e ogni genere potrà trovare le sue possibilità
e seguire le proprie aspirazioni. Le relazioni di coppia si fonderanno sul reciproco rispetto e stima. Gli esseri umani viaggeranno attraverso diversi piani di spazio e sapranno anche penetrare negli spazi intergalattici. Sapranno studiare ed approfondire le proprie condizioni e saranno in grado di conoscere il mondo divino e la loro indissolubile fusione con il creatore dell'universo. La nuova era è quella denominata come era della sesta razza. Siamo tutti predestinati a prepararci per essa, a darle il benvenuto e a viverla. La sesta razza costruirà se stessa su basi di fraternità autentica. Non esisteranno conflitti di interesse ed egoismi personali. La sesta razza avrà come suo segno di riconoscimento la gioia di esistere. La singola aspirazione di ognuno sarà quella di conformare se stesso alla legge dell'amore universale. Si formerà un nuovo continente per rendere possibili questi cambiamenti. Emergerà dall'Oceano Pacifico per raggiungere le più alte vette del pianeta. I fondatori di questa nuova civilizzazione saranno chiamati fratelli dell'umanità o ragazzi dell'amore. Saranno votati verso il bene e rappresenteranno un nuovo tipo di creatura umana. I maschi formeranno una vasta famiglia dove ogni suo membro troverà posto per realizzarsi. Nella nuova razza l'amore sarà manifestato in tale perfezione che l'uomo attuale non potrebbe averne la più pallida idea. La luce, il buono, il giusto trionferanno. È solo una questione di tempo. Le varie religioni saranno purificate. Ognuna contiene parti dell'insegnamento dei maestri di luce, che però è stato oscurato dalla incessante presenza di deviazioni. Tutti i credenti dovranno unirsi ed accordarsi su principi logici e fraterni ampiamente condivisi. La Terra verrà presto ripulita da ondate di elettricità cosmica. Nel giro di pochi decenni, coloro che ospiteranno segni delle antiche cattiverie saranno assorbiti e depurati dal fuoco cosmico che consumerà il male tuttora in loro possesso. Ed essi si pentiranno perché sta scritto che ogni carne glorificherà il Dio. La nostra Madre Terra si libererà degli uomini che non accettassero la nuova vita. Li rigetterà come fossero frutta marcia. Non avranno modo di riprodursi e di reincarnarsi sul nostro pianeta purificato. Non esiste angolo della terra che non sia stato contaminato dal sangue e dalla sofferenza, per cui Madre Natura sarà impegnata in una gigantesca opera di depurazione. È anche per questo che certi continenti verranno sommersi, mentre altri affioreranno. L'uomo non immagina e non sospetta nemmeno quale sorta di pericoli lo stanno minacciando, ed è per questo che continua a perseguire obiettivi futili e a ricercare un piacere fine a se stesso. Al contrario, quelli della sesta razza saranno consapevoli della dignità del loro ruolo e rispettosi della libertà dell'altro. Essi impareranno l'arte di nutrirsi esclusivamente con prodotti del regno vegetale. Le loro idee, i loro pensieri avranno il potere di circolare liberamente e velocemente come l'aria e la luce. L'acquario apporta una rivoluzione nella tecnologia e anche nelle concezioni della psiche umana, ma
La rivoluzione più importante concerne l'idea di fratellanza universale. Coloro che sono pronti ad abbracciare questo ideale devono imparare ad elevarsi attraverso il pensiero al fine di sfiorare il mondo divino, poiché è toccando la materia cosmica che si aprono le fonti della luce, dell'amore e della pace che un giorno inonderanno la terra intera. È solo cambiando mentalità ed estendendo i nostri obiettivi che saremo in grado di cambiare la società in modo stabile e definitivo. Si ha il diritto di riportare delle vittorie, ma solo servendosi della potenza della luce, della potenza dello spirito e dell'amore. Con le rivolte e i massacri non si arriva mai a niente. Non ci sono trasformazioni esterne capaci di produrre dei veri miglioramenti. È nella nostra interiorità che bisogna fare la rivoluzione. I veri progressi, i veri cambiamenti avvengono nel pensiero, nel cuore, nell'anima. Non c'è niente che si possa cambiare veramente conservando lo stesso atteggiamento egoista, la stessa disonestà e la stessa perfidia. L'intelligenza cosmica ha costruito l'essere umano in modo tale che egli possa raggiungere il suo pieno sviluppo solo mantenendo il legame con un mondo superiore da cui riceve la luce e la forza. Pertanto, finché gli esseri umani si fideranno unicamente del proprio intelletto limitato, mancherà loro la vera comprensione e ne deriveranno errori catastrofici in tutti i campi. Ben presto l'era dell'acquario porterà grandi sconvolgimenti che faranno comprendere agli esseri umani la realtà del mondo spirituale e delle leggi che lo reggono. Ma la nuova vita che nascerà da tali sconvolgimenti supererà qualunque immaginazione in quanto a bellezza, splendore, armonia. Le disgrazie dell'ignoranza, del materialismo e del dispotismo crolleranno. Vi dico questo e sarà così. Niente potrà impedire l'arrivo della nuova età dell'oro. Peter Deunoff. Thank you.